spiegati, va bene? Un basamento, punto di domanda, niente, non lo sappiamo, perché questo tipo di decorazione sembrerebbe più arcaico rispetto al XII secolo, all'epoca a cui facciamo ascendere. Da un punto di vista cronologico, attenzione, ce l'abbiamo poi in biblioteca, un bellissimo libro di Valeria Gravina, che descrive analiticamente, sia dal punto di vista della fattura fisica, sia dal punto di vista dell'arte e via discorrendo, il nostro Ciborio e gli altri che sono stati opera di Roberto Ruggero e Nicolemo Moscufo, Cuglioli e Santa Maria in Valle Provenza a Rocciolo, perché questi tre artisti, padre, figlio e questo figlio di Roberto Ruggero, secondo di Marcello Scattone.